Buonasera, bentornati in cucina con Monica. Stasera prepareremo insieme un dolce molto molto gustoso, la sdricciolata. Per preparare questo dolce avremo bisogno, per la frolla, di mezzo chilo di farina, 100 g di burro margarina, 200 g di zucchero, 2 uova, una bustina di lievito per dolci e poi la buccia d'arancia e il limone grattugiato. Per il nostro ripieno avremo bisogno della buccia d'arancia grattugiata, di un cioccolato fondente che io ho reso così a pezzettini, 100 g di zucchero semolato, 400 g di ricotta, che potete mettere sia quella di bufala, di mucca, indifferente. E adesso andiamo a cominciare il tutto. Come prima cosa andremo a mettere la farina. In questo modo poi creiamo tipo una fontanella all'interno, mettiamo le due uova, aggiungiamo il burro morbido, lo zucchero, la buccia di limone e arancia e ci mettiamo la bustina di Bandegliangeli e iniziamo a girare in questo modo. Ci aiutiamo prima con un cucchiaio. Una volta che tutti gli ingredienti si saranno amalgamati tra di loro, andremo a finire con le mani di stendere un pochettino, di amalgamare il tutto. Ecco qua. Il nostro impasto adesso lo andremo a lavorare con le mani, perché faccio capire, deve venire a briciole, vi raccomando, non in polvere, a bricioline, vedete così come si sta facendo bello? In questo modo. Questo lo andiamo a lavorare per 5 minuti così, poi dopo lo faremo riposare per un quarto d'ora e andremo a preparare il nostro impasto che andrà all'interno, il nostro ripieno con la ricotta. Facciamo sempre così, vedete, in questo modo, che tutte le polveri dobbiamo cercare di farle unire tutte quante. Ho fatto. Ecco qui, il nostro impasto è pronto, adesso lo faremo riposare un quarto d'ora in frigo e poi lo andremo a preparare. Ora andiamo a preparare il ripieno, la nostra ricotta che io ho passato prima nello schiacciapatate, ci aggiungiamo lo zucchero, ci aggiungiamo, questo è facoltativo, io la metto perché a me piace la buccia d'arancio, mettiamo un pochino di buccia d'arancio così, in questo modo, che dà sapore, e poi mettiamo il cioccolato fondente. C'è chi ci mette la Nutella, dipende, quello che uno piace, quello ci mette. Adesso iniziamo a girare, facciamo amalgamare tutto bene, in questo modo, vedi? Andiamo a schiacciare la ricotta, facciamo assorbire bene bene tutto lo zucchero, aggiungiamo un altro po' di cioccolato fondente, ecco. Adesso continuiamo finché non ci accorgiamo che lo zucchero si è tutto sciolto ben bene nella ricotta. E poi andremo a preparare la nostra torta. Adesso andiamo a formare la nostra torta. Ecco qui l'impasto. Vedete com'è diventato? In questo modo. Lo prendiamo e lo mettiamo nella teglia così. Non vi preoccupate della precisione. Che poi il forno aggiusta sempre tutto. Allora mettiamo prima uno strato in questo modo, così, poi lo andiamo leggermente a premere i bordi in questo modo, ma leggermente, vi raccomando, non fate una pressione troppo forte, così, giusto da, mettiamo un altro pochino qui, se vedete che c'è qualche spazio vuoto lo aggiungete. In questo modo, così. Adesso io ho messo l'impasto in una sacca a crocci, in modo che viene tutto uguale. Fate così.
mettiamo così, cerchiamo di mettere tutta la nostra faccia all'interno, giriamo in questo modo finché non abbiamo finito, non abbiamo riempito tutti gli spazi vuoti. Ecco fatto, in questo modo è pronto. Adesso prendiamo il nostro impasto, lo giriamo un altro po' con le mani per renderlo tutto sbriccioloso, ecco qui, e lo andremo a mettere a fontana sopra. Sbriciolatelo con le mani come sto facendo io, vi raccomando. Adesso così in questo modo copriamo tutto l'impasto sotto, tutta la nostra faccia. E poi io ho messo la ricotta, ma voi potete metterci la crema pasticcera, potete metterci la Nutella, la marmellata di albicocche, qualunque cosa. Ecco fatto, adesso con le mani andiamo leggermente a dare una leggera pressione sopra ed è pronta. Questa qui adesso andrà in forno per 30-35 minuti a 180 gradi. Nel frattempo io preparato anche due stampini, li facciamo anche a cuore. Ci vediamo dopo la cottura. La nostra sbriciolata è pronta, eccola qui. Abbiamo quella grande per tutta la famiglia e due cuoricini piccini per gli innamorati. Tantissimi auguri a tutti voi di buon San Valentino. Di con chi lo volete passare, un figlio, una mamma, un padre, un fidanzato, una moglie, un marito, con chiunque. Auguri a tutti, ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao ciao!